Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Minecraft della Project Ocean 3. Bene, allora, ho lasciato, come vedete dal counter, andare un pochino il cobblestone generator e ogni tanto lo riempivo le casse qua, così tengo una scorta di riserva perché non si sa mai. Ok, siamo qui a tre quarti più o meno. Adesso, in questa puntata cosa faremo? Cominceremo a fare un mob spawner momentaneo per prenderci due o tre risorse per poter fare appunto lo storage unitario. Quel macchinario che vi dicevo, lo scanner storage, se non ricordo male, si chiama dell'RF Tools. Allora, per adesso incominciamo, dicevo, momentaneo, perché dopo lo farò molto molto bello. Ho intenzione di fare un mob spawner a cascata e che sia che per il momento ammazzi io i mob. Perché? Perché ci sono due motivi. Uno, perché andiamo a prendere questa spada qui, che ci dà un looting molto alto, un saccheggio. E perché ci serviranno teste, cose varie così per il momento. E poi, secondo, perché c'è un coltellino di una mod che è la Mystical Agriculture, che permette di prendere dei drop particolari che si possono fare soltanto ammazzandoli a mano con quel coltello lì, che si chiamano chunk. Sono dei pezzettini di mob che servono poi per fare la loro relativa agricoltura. Quindi potremmo prendere, non so, tipo dalle galline potremmo creare sia la carne che le uova, dagli Enderman sia l'Enderpearl che, adesso non ricordo di preciso cosa danno gli Enderman, e dagli zombie la carne malsa e non, le teste, mi sembra, se non ricordo. Comunque diverse cose interessanti. Quindi una volta che poi avremo tutto quanto, lo farò automatico con una mod molto interessante che maciulla tutti. Il mob spawner lo farò di questa direzione qui e lo farò da 25 blocchi dal centro di dove siamo spawnati. 25 blocchi li ho contati e sono esattamente dove c'è la torcia qui. Quindi da qui cominceremo a fare un mob spawner, che dovrebbe essere, se ho capito bene dalle guide, la distanza ideale per far spawnare i mob. Perché i mob spawnano solo a una certa distanza. Se non siamo nell'area troppo vicina, non spawnano. Se siamo troppo lontani, despawnano. E quindi questa è l'altezza, la distanza giusta, così dicono. Quindi andiamo a iniziare la base. Dopo cambieremo completamente, perché ho intenzione di mettere un legno particolare che è fantasma, praticamente si vede attraverso, però è come il dark glass, che comunque è scuro, lo vedono come scuro, quindi non passa la luce, però noi vediamo tutti, è una figata incredibile. Va bene, non perdiamoci in ciance, neanche in bande, incominciamo a fare la nostra base. Lo farò, come dico, momentaneo, quindi non troppo grande, però neanche troppo piccolo, perché un po' di mob ho bisogno che spawnino. E quindi sì, adesso mi serviranno le enderpearl. Abbiamo due strade: o appunto facciamo la Mystical Agriculture, che possiamo dopo raccoglierle, che grazie a un talento che dopo vi farò vedere cresceranno istantaneamente, quindi sarà una figata incredibile. Noi raccoglieremo una cosa continua di cose, di item, dipende poi da che tipo di agricoltura usiamo, ovviamente. Oppure di prendere l'Ender Lily, che si prendono sia shiftando la endstone, che anche se non andiamo nell'end la possiamo creare grazie al crucible con lava e glowstone. Oppure un altro modo ancora è andare nell'end e fare razzia, però insomma per il momento non mi sembra caso, anche perché c'è il drago e per il momento non sono in grado di batterlo. Allora, questa è la base. Quanto ho fatto? 1, 2, 3, 4, facciamo 5 che così sto più largo. 1, 2, 3, 4, 5, questo l'ho fatto di 7, non posso fare anche di 7, dai, così siamo a posto. Vedo che siamo a 4, ecco qui 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfetto. Quelli qui non li conto. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Oh, mamma mia, ho fatto i conti bene, non ci credo. Lo faccio con voi, così se volete riprodurlo. Almeno avete visto come ho fatto, poi dopo fate come volete, ognuno può farlo come vuole, non c'è una regola, diciamo, obbligatoria per il mob spawner. Ognuno, io stesso l'ho fatto ogni volta in modo diverso, quindi neanche a dire che seguo sempre la stessa fila, cerco sempre di non ripetermi, cioè a meno che non proprio la cosa non mi piace in modo particolare, di solito vario. Quindi ci siamo quasi, con la wand è una volata, eccoci qua. Oh, mi piace. Allora, dunque, di qui metterò le staccionate. Il mob è profondo 2,
uno il dietro, oddio, uno il dietro, uno dove spawnano e uno dove andrò io, quindi siamo tre. È un po' in effetti stretto, ma allarghiamoci un po', perché se voglio mettere un po' di chest ho bisogno di un po' di spazio, quindi non elemosiniamo, visto che comunque abbiamo la possibilità, usiamola, insomma, sì. Allora, qui, poi ci voglio andare anche dietro, perché ho intenzione di fare una cosa dietro, quindi dopo ve lo farò vedere. E ovviamente la wand è finita adesso, mi sembra ovvio. Vabbè, adesso lo faccio a mano, tanto è poco. Eccoci qua, mettiamo le torce, per l'amor di Dio, non possono spawnare se siamo nell'area, però metti che mi dimentico e vado un attimo da qualche parte, torno, mi trovo il creeper, perché qui c'è un creeper molto simpatico, che c'è il jingle di John Cena, non so se lo ricordate quando ha fatto della pubblicità, e praticamente dice, and his name is John Cena, il suo nome è John Cena, e caccia un'esplosione da panico che esplode un cratere grosso come una casa, quindi, e vi uccide instant, anche se avete 8000 cuori, è un'armatura super pova, a parte quella della Draconica, che presumo quella non moriate, però insomma comunque il danno si sente. Allora, quanto alto, dobbiamo far spawnare anche gli Enderman, e qui ci sono anche degli zombie particolari, quindi 4. Allora, facciamolo che ci passiamo, perché sennò viene fuori un casino. La base è qua. Devo anche salire, perché sennò non so come fare. Ok, quella è la base. Adesso facciamo così. Se viene, grazie, molto gentile. Mettiamo per il momento la torcia, per carità, perché mi devo allontanare. Allora, l'altezza è questa. E noi... questa non è l'altezza, perché qui devono spawnare, quindi se devono spawnare io devo fare così, devo arrivare qui in modo che loro io li possa prendere, ma loro non mi possono vedere, quindi cosa succederà? Che qui metterò una slab che vi faccio vedere com'è, così loro non possono arrivare a prendermi e io posso arrivare a prenderli. Adesso non andrà qua ma andrà più avanti, però per farvi capire. Ok, andiamo a fare la base, come dicevo. Eccoci qua, e qui ci va il dietro. Ok, facciamolo più lungo che possiamo, di uno, facciamolo di uno, poi mi allargo perché ovviamente non avevo la wand e non ho potuto continuare. Ok, così adesso qui dove arriverò io, quindi qua facciamo così, siamo a posto, io arriverò qua e ho bisogno che questa sia qui. No, perché è troppo bassa, scusate, perché di solito sono abituato a iniziare con la mezzo slab e no, così neanche, no, era proprio così, perché sono abituato a usare il mezzo slab, quindi sono già più basso e in effetti mi sta finendo un'idea, potrei fare addirittura la mezza slab, così arrivo lì che sono già sistemato. Qui facciamo così, esatto, così io quando arrivo qui sono già mezzo e dopo non ho problemi. Quindi, quindi così va bene. Adesso non uscirò. Ok, quindi io sono, vedete, sono mezzo basso. Loro non mi vedono. Io posso tranquillamente picchiarli tutti. Benissimo. Allora facciamo così, perché penso sia la soluzione più adatta per il momento. Poi ripeto, lo cambierò completamente. Sarà completamente un'altra cosa. I mob pioveranno in un punto che con le conveyor belt o con qualcosa di simile andranno a convergere in un unico punto, quindi ci sarà un ammasso di mob incredibili che comunque scendendo dall'alto loro subiscono già tre quarti di danno, quindi anche a mani nude, per farvi capire, si potranno ammazzare, quindi con una spadata fatta per diverso una strage impossibile e troppo a cascata, perché ne arriveranno tantissimi, infatti dovrò mettere tante chest delle raccolte varie. Allora, e qui poi ci sono anche le loot bag, quindi vi daranno tanti di quei drop che se avete uno storage fatto bene vi troverete proprio intasati fino all'osso. Ok, io direi che così può essere sufficiente e anche carino, così arriviamo qua e diciamo salve e qui li ammazziamo tutti. Benissimo, qui allora abbiamo detto che deve essere di 4, 1 stavo pensionando, sì, 1, 2, 3 e 4, quindi qui metterò questo, così l'Enderman qui ci spona senza nessunissimo problema. Perfetto, quindi qui facciamo così. Oh, adesso mi piace. Continuo così, tanto avete capito, questa è la base. Io devo solo continuare a ripetere queste cose qui. Mettere i muri che non sono qui ma sono dietro.
Sì, questo è il tetto e poi dietro chiuderò, quindi il tetto fino laggiù. Vado giù, come qua, faccio la mezza slab, quindi il davanti è fatto, il dietro lo chiudo, perché sennò ovviamente non spawnano, e ci vediamo fra poco. A dopo. Bene ragazzi, eccoci qua, il mob spawner è pronto, come vi ho detto, ho solo ripetuto quello che vi ho fatto vedere, dietro ho chiuso, normalmente, sopra dovrò mettere le torce, ne ho messe alcune, si siano a posto, come vedete, qui è tutto rosso, perché c'è lo spawning assicurato al 100%, finché non abbiamo le drop V-Ball che ci daranno gli Wither Skeletor, non possiamo fare appunto lo spawning continuo. Però, se nel caso non dovesse arrivare il Wither Skeletor, ma arriverà sicuramente, usiamo la Witch Water per trasformare gli scheletri normali in appunto Wither Skeletor. Siamo a posto, vi farò vedere anche come fare. Per adesso ci allontaniamo, come avevo detto, dalla distanza di sicurezza che è al centro. E dovrebbero dalla minimappa comparire fra poco. Dei boss, buonanotte, sì, siamo a posto, ci mancano solo i boss, dei mob che dovrebbero appunto farci culo, cioè dovremmo appunto ucciderli, e siamo a posto, qui cerco di non cadere perché devo fare ancora la zona di sicurezza, e notte dovrebbero spawnare, l'altezza è giusta, lo spawning c'è, e non c'è niente, beh sono felice che le cose funzionino bene, dai, insomma, ok, non lo so, aspettiamo un po'. Allora, proverò a aumentare la difficoltà e mettere difficile. Dovrebbero spawnare più in fretta, spero. È un po' più difficile, ma per adesso non dobbiamo combattere, quindi sì. Ed ecco qui, infatti, più i mob. Ah, finalmente era ora. Ovviamente non ho una spada, perché mi sono completamente dimenticato di farla. Complimenti, Shiva. Andiamoci a prendere il nostro batecco, che dovrei averne. Ho qui messo a posto, ne è rimasto uno, vabbè, un po' di legno ce l'ho, al massimo lo vado a prendere. Come vedete non sono disponati, quindi a distanza va bene. Facciamo una spada di pietra, per modo di dire, non ho altro, cioè veramente ho altro, ma lo vorrei tenere da parte per altre cose. Allora, vediamo un po', qui devo mettermi in sicurezza, perché sennò, come vedete non mi vedono, io posso ammazzare tranquillamente i creeper. Ecco qui, ho fatto un achievement, beh sono felice. Un altro creeper, Enderman no, mi raccomando, che gli Enderman mi servono. Perfetto, e ci ha dato anche la loot 2 addirittura, ma siamo di lusso proprio. Questi qui ne usciranno tantissimi. Vediamo cosa c'è perché le prime sono importantissime. Semi di zucca possono servirmi, questo va bene, questo è da mangiare, da combinare. Ho un po' dalla Red Redstone, che bello. Ho una perla dell'amicizia che praticamente si può usare quasi esclusivamente solamente per fare i crafting che normalmente si farebbero con la Ender Pearl. Quindi vedete, Ender Eye. Questa Destruction Guard, devo capire qual è, che non l'ho mai vista. Serbatoio d'Omega, che è in italiano, vabbè, la baula d'Omega, tutte le cose che normalmente usiamo con l'Ender Pearl, possiamo usare anche la pelle d'Omega, quindi è una risorsa in più che non mi dispiace affatto avere, perché l'Ender Pearl sono molto rare, cioè servono molto. Hai memorizzato? Ah, ma sì, questi sono l'Astral Sorcerer, che dovevo fare anche quella. Va bene, io faccio un po' di avanti e indietro perché devo mettermi a posto. Voglio mettere le staccionate, per carità, mettiamole perché sennò cado giù, subito di sotto. Qui avrei voluto continuare, adesso un po' di pietra ce l'ho, vediamo. E quindi ci vediamo fra poco. Ed eccoci qui, ragazzi. Ho sistemato, come avete visto, come vedete, ho messo le staccionate da tutte le parti, così non dovrei, spero, cadere. Mi sono allargato un attimo dietro perché devo fare delle cose. E quindi. Sembrerebbe un Enderman, mi sbaglio. No, è un golem. Vabbè, pazienza, dove ho messo la spada viene da me, il man. E piano piano, con molta calma, lo uccidiamo perché abbiamo una spada del vecchio. Vabbè, però questi ci serviranno per fare la Embers, che ci servirà per fare il portale per le Twilight Forest. Eh sì, è un bel casino. Vabbè, adesso li ammazzerò, sperando che vengano gli Enderman, finché non vengono gli Skeletor. Non vengono neanche gli Skeletor per adesso, speriamo bene. Poco e niente, vediamo una bag se ci dà qualcosa di buono. Oh, questo, allora, questo può essere interessante per vari motivi. Oh, grazie. Perché questo qui possiamo metterlo sulla bedrock e lui ci spawnerà molto lentamente, ma molto lentamente, la Eternity qualcosa. Si chiama Eternity. Adesso mi ricordo come chiama, Gains, qualcosa del genere, Grains,
Eccola qui, questa qui, Infinity of Eternity, che ci servirà per fare tanti crafting interessanti, tra cui semi, vabbè, e questi qua che serviranno per fare la base dei Basic Capacitor, che poi si va dopo a quelli Double, Octadic e così via dicendo. Dicevo, mettendo questo secchio qui ogni tanto, ma molto, molto, molto lentamente. Vediamo cosa dice, esatto, il 2%, quindi c'è, praticamente non verrà mai, perché ne abbiamo solo una. Spawnerà questa qui. Usando invece l'acciarino, mandandolo a fuoco, che in questo pack si può fare anche così, vediamo se è vero. Dovrebbe incendiarsi. No, non si incendia. Si incendia solo se c'è del legno. Praticamente, una volta incendiato, quando si spegnerà, la dropperà quasi sicuramente, che è un 50%. Però c'è un macchinario molto interessante che vorrò fare, che vi farò vedere, che metterò qua, che lui lo fa in automatico, quindi alla fine ci troveremo un sacco di quelle, non sapremo più dove buttarle, ma comunque poi farò i semi. Tanti saluti. Andiamo a ammazzare di nuovo questi qua, sperando che effettivamente ci droppino. Sento uno zombie, solo uno zombie. Me lo ricordavo molto più efficiente, se devo essere sincero, questo monacone. Ne stanno venendo troppo pochi. Ma tu hai deciso di morire? Oppure ogni tanto faccio danno e ogni tanto no, vedete? Ogni tanto lo faccio, ogni tanto no. Vabbè, è una spada un po' del cazzo. Ah, perché ha un sacco di armatura, ecco, perché 27 di armor. Non è che sia poco, eh. Ah, gli stivali di ossidiana, i gambieri di ossidiana. Cioè, ha un set completo questo di mortacci. Tua. Dammi il pezzo meno. No, non mi ha dato niente, solo la bag. Un disco non mi faccio niente, biscotto che può essere buono, e questo qui lo possiamo tranquillamente buttare via. Ciao. Va bene, ragazzi, io adesso continuo, mi siedo un po' perché volevo fare. Cosa volevo fare? Andare avanti con le quest, ovviamente, così noi prendiamo i rack e possiamo prendere dei talenti che vi farò vedere, saranno molto utili e interessanti. Allora, io direi di fare il bonsai perché devo fare il bonsai? Perché sto finendo il legno, siccome non mi va ogni volta di andare lì, cioè non è che sia proprio una fatica, però insomma sempre devo andare qui, devo ripiantare. Preferirei automatizzare un po', visto che siamo in un modpack, è meglio automatizzare il tutto, no? E adesso lo faremo con quello. Per fare questa operazione mi servirà del ferro e dell'argilla. Allora, qui quanti ce ne ha dati? C'è già un gran casino di inventario, vedo l'ora di svuotarmi. Dunque, il ferro dovrei avere qualcosa, spero, dall'ultimo shifting, non ho più shiftato. Sì, qualcosa ho. Facciamo così il nostro dito magico, il nostro pulsante magico, e ce l'ha fatto. Le fornace le ho messe qua, quindi farò così per far accelerare un pochino i tempi. Ho messo qui il crucible che mi servirà per metterci l'acqua, e quindi adesso andiamo a prendere i serpi che dovrei avere qua. Cerco di ottimizzare un po' i tempi, così almeno siamo a posto. Il secchio lo dovrei aver messo qui. Così almeno facciamo con la dust, facciamo il tutto. Allora, mi svuoto un secondo e arrivo. Eccomi qua, ho visto che mettendo in ordine avevo da parte un'argilla e una zolla di argilla. Dunque me ne servono 5. Oddio, ci siamo giusto. Io intanto qua lo faccio andare comunque, perché comunque male non fa. Però dai, non è male. Mettiamo un altro po'. Intanto questo va alla velocità della luce, dove cavolo è qui. E siamo a posto. Perfetto, mettiamo a posto ancora. Oh, sono contento una volta tanto che ho i materiali giusti giusti, perché sono proprio giusti, che se non ho fatto male i calcoli dovrebbero essere 5. Devo cuocerli, e certo, prendiamoci l'osso, il ferro, perché ho detto osso, non lo so. Ok, qua non ho più niente. Aspettiamo questi 5 perché ci servono i mattoni. E intanto io vado a fare gli hopper. Gli hopper, avevo una cassa, perché le ho tolte quelle due che avevo, quindi le avevo da parte, adesso non ricordo più dove le ho messe. Mamma mia, non vedo l'ora di avere lo storage fatto bene, perché è un patire fare così. In mezzo con i soliti nostri 5, ed ecco qua, e abbiamo fatto la tramoggia. Ecco qui, e questa è la base che ci servirà per fare sì che scenda direttamente in automatico. Se no, senza la tramoggia incorporata con si chiama bonsai. Esatto, normalmente questo qui rimarrebbe, crescerebbe l'albero e noi dovremmo raccoglierlo a mano con uno strumento che dovrebbe essere la zappa o l'ascia, mi sembra l'ascia, col pulsante destro sopra. Invece facendolo bonsai hopper, cioè mettendoci un hopper sotto, lui andrà a droppare direttamente il risultato
nella parte sottostante, che può essere una cassa, un barile, un drawer a quattro corsie, eccetera. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Cosa faccio? Il drawer a quattro corsie o una bella cassa? Bella domanda. Siccome ci sarà da divertirsi, potremmo fare anche un drawer a quattro corsie, ma potentemente adesso non posso farli, quindi io direi di fare una cassa. Andata per la cassa, va. Baule no, baule troppo limitato, quindi facciamo 8 di questi. Poi mi serve questo, mi servono i batecchi e un altro di questo, perfetto. A memoria mi ricordo qualcosa del genere, quindi se noi facciamo cassa, è ritornato in italiano, non so come ha fatto, ma non importa, cassa del tesoro. Che cazzo è la cassa del tesoro? Sarà un drop, una cosa che si trova nelle casse, nei dungeon. Ok, dobbiamo fare questo, che si fa così, perfetto. Ok, adesso dobbiamo poter fare questa. Beh, questa è molto più capiente ed è facile da fare all'inizio. In più si può upgradare a 3 facciate totali, quindi quando apriremo questa cassa avremo una freccia che ci porta alla pagina dopo e a quella dopo ancora, ma per arrivare alla terza pagina, alla seconda pagina, ci vorrà un bel po' da fare, invece la prima è molto facile, la seconda pagina, la seconda facciata. Allora, dove ci mettiamo? Qua no, perché mi dai fastidio. Io direi in un punto dove non mi dai fastidio, per il momento ti metto qua, anche se è brutto. Là non ci voglio andare, là vedrò cosa fare. La ti metto qua per il momento, poi vediamo. Tutta roba momentanea, finché non faccio la base per il verso è inutile, insomma, cucciarsi per cercare di fare qualcosa di bello. Ecco, si fa così, vedete? Molto semplice. Ok, adesso ci vuole la base di terra, perché comunque deve crescere da qualche parte questo sapling, no? La terra ovviamente l'ho lasciata indietro, perché mai fare le cose fatte bene, no? Allora, mangiamo. Perfetto. Adesso prendiamo la terra, che ovviamente mi sono scordato, ho messo qua non c'è, sarà qua. No, qui non c'è, perfetto. Che bello, io già mi perdo da solo, figurarci con queste casse. Allora, questa serve la base e poi serve un sapling. Possiamo metterci, penso, quasi tutti i sapling di vanilla, più alcuni delle mod. Tanti mob sono spawnati, per fortuna. Ecco qua, facciamo così e facciamo così. Ecco, lui adesso piano piano crescerà. Sarebbe stato meglio metterci l'erba, ma non ce l'ho adesso il seme dell'erba, quindi sì. Ecco qui, vedete, lui sta crescendo. La velocità è scritta lì. Si può accelerare con un'abilità che dopo vi farò vedere. Sarà instant proprio, una figata. Oppure il bone meal sopra, gli mettiamo il bone meal. E lui andrà, vedete, in questo caso ci ha dato il legno e uno stick. Quindi ci darà anche gli stick, cosa molto gradita. Ma ci darà sapling, mele, eccetera. Dopo, se facciamo la bolla di mele, meglio ancora. Però adesso non ci servono. Andiamo a mettere gli ultimi mob e poi dopo ci salutiamo. Se no faccio video troppo lunghi e mi perdo. Ecco qua, come al solito ci sono i creeper. Qui c'è un'abbondanza di creeper in questo pack, che se non l'hanno modificato sarà un casino. Guarda, stanno soffrando. Che cavolo, cosa succede? Oh, quante belle cose. Una gallina. Ah, ho fatto la... Oh, vedete uno scheletro? Spero che scorrano il video scheletro. Sì, perché tendono a essere indemoniati. Gli animali, quando spawnano, nei mob spawner, oppure anche comunque in giro, spesso hanno un'anima dentro, cioè rossa, che sono posseduti, quindi devi ammazzare prima loro e la loro anima. E la loro anima intanto va a fuoco. Non lo sapevo quando giocavo da solo, avevo fatto il mob spawner di legno. Oh, mi è andato a fuoco in 5 secondi il creeper della miseria, mi ha fatto esplodere mezza base. E sono morto. Beh, è stato un piacere. Ok, abbiamo preso scheletri, ottimo, perché ci servirà qui un minimo di armatura che non la disdegno per niente. Questa no, non mi dà protezione. Però non abbiamo preso il quindi scheletro, pazienza. Va bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Nel prossimo video cercheremo di andare un po' avanti con le quest e sperando che ci dia guida scheletro per fare Drop of Evil, per fare lo spawn fatto per il verso. E quindi ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, fammi sapere cosa ne pensate, e per adesso vi do un saluto a Shiva, ciao ciao.